Sì, grazie, grazie Carmine per la linea. Siamo qui alle piscine Le Naiadi con Paolo Malara, tecnico del Pescara Pallanuoto, grande protagonista di questo campionato di Serie A2, terzo posto, quarto successo consecutivo nella vasca del Telimar Palermo che finora, questo va detto e ribadito, non aveva mai perso in casa. Insomma, state crescendo a vista d'occhio e vi avvicinate al momento decisivo del campionato, il momento chiave dopo la sosta. Sì, abbiamo fatto un grande percorso, ai ragazzi hanno fatto veramente delle cose straordinarie. Siamo nei playoff fino adesso, non abbiamo fatto ancora niente, logicamente è inutile nascondersi, puntiamo a arrivare nelle prime quattro per... Quindi profilo basso, bassissimo, l'ultima volta. La verità è che siamo cresciuti e dobbiamo sognare, coi piedi per terra, perché non abbiamo fatto niente. Assolutamente Paolo, ecco, facendo un passo a ritroso nel tempo, perché a Palermo secondo me avete fatto una grande partita, vi siete difesi molto bene, però siete stati anche bravi nello sfruttare le superiorità numeriche, mai come in quella partita, no? Se abbiamo fatto 8 su 11 a uomini in più, è la prima volta che riusciamo a avere questa percentuale molto alta. Abbiamo consolidato invece le percentuali di difesa, perché quando difendi 5 su 18 veramente qualche cosa di straordinario. Soprattutto mi piace l'aspetto mentale, perché anche a Palermo eravamo in vantaggio, siamo andati sotto al quarto tempo, non ci siamo disuniti, anzi abbiamo continuato a giocare molto uniti e siamo riusciti a cogliere una vittoria, penso meritata. Sabato 27 aprile ore 17:15, sì, esatto. Mi conferma anche Adriano De Stefanis qui al Pala Pallanuoto contro la Vis Nova Roma, che è stata una delle tre squadre che hanno diciamo costretto al KO, costretto tra virgolette in questa stagione. Ha meritato di vincere, noi abbiamo analizzato la partita, ma poi sei sulle sconfitte. Ci può stare, sulle sconfitte ti costringono a pensare, ti costringono a analizzare ancora di più se ci sono dei problemi, che non ce ne sono, però gli sguidi tattici. Però l'importante è che alle 5:15 dopo la partita del Pescara Calcio, Pescara Verona, è un grande in bocca al lupo al collega Pillon, e speriamo che tanti tifosi vengano a sostenere. Per rinverdire soprattutto i fasti di un tempo quando il sabato a Pescara era la Pallanuoto. Però devo dire che c'è fermento. Questa è un'altra vittoria molto importante, con la serietà che ha dimostrato la società fino ad oggi, con la serietà che hanno dimostrato i giocatori, si può costruire qualcosa di importante, credere in quello che si fa e quello che fanno i giovani. Penso che visto che hai parlato dell'Ajax, penso che sia una cosa che deve far riflettere tutti gli addetti ai lavori di tutti gli sport, non solo del calcio, perché questi ragazzi qua, 8 giocatori cresciuti in casa, riescono a arrivare in semifinale. Ma io auguro, anche per quello che capisco di calcio, e mi auguro che arrivino anche in finale. Ed è proprio così, perché insomma la costruzione, no, di una cultura, se vogliamo, l'Ajax è un modello da emulare, è chiaro che non è sempre fattibile questo, il dominio del gioco e tante altre cose, insomma il lancio dei giovani. Sì, però comunque sarà difficile da emulare una cultura che non è italiana, però si può prendere degli spunti per cercare di migliorare e fare delle riflessioni a tutti i livelli, non è soltanto una questione di calcio, di pallanuoto, è una questione di sport, bisogna cambiare il modo di pensare. Intanto c'è il modello Pescara Pallanuoto che funziona e auguriamo davvero le migliori fortune a Paolo Malara e alla sua squadra, ribadendo un appuntamento imperdibile. Sabato 27 aprile, ripresa del campionato di Serie A2 maschile contro la Vis Nova Roma, qui alla Pala Pallanuoto, ore 17:15. Grazie a Paolo Malara e in bocca al lupo per tutti. Grazie a voi, grazie Massimo, e in bocca al lupo naturalmente anche a Paolo, grande coach, dopo essere stato grande campione di questo sport nelle piscine della nostra regione e ovviamente facendo onore alla grande pallanuoto pescarese.